Ragazzi, buongiorno e bentornati nel mio canale. Oggi vorrei fare un video un po' particolare. Se voi avete seguito i miei video dedicati ai preferiti del mese, sapete che all'interno di questi video è contenuta una sezione che si chiama La macchina del tempo, ossia sono tutte notizie che riguardano cose passate o comunque oggetti del passato. E io ho già fatto il video dei preferiti di giugno e nella sezione Macchina del tempo ho dato una notizia che riguarda il passato. Ma mi sono resa conto che a giugno, quindi proprio in questo mese, è accaduta una cosa particolare che è legata ad un oggetto che sicuramente molti di voi ricordano. E io ho pensato che questo oggetto in particolare meritava assolutamente un video a parte, quindi meritava uno speciale della macchina del tempo. Mi riferisco a questo oggetto qua. Sicuramente molti di voi lo hanno riconosciuto, sto parlando del Commodore 64. Il Commodore 64 è stato presentato in anteprima mondiale il 6 di giugno del 1982 e in Italia l'anteprima è stata presentata il 17 di settembre del 1982. Poi iniziarono la vendita nell'82 negli Stati Uniti e nell'83 in Italia e poi fu venduto fino al 1994. Il prezzo di lancio era di 595 dollari e in Italia di 973.500 lire, che sarebbe come dire circa 1.800 euro oggi. Il Commodore 64 aveva una RAM di 64 kB. E fu il primo computer dotato di un chip dedicato alla sintesi sonora, cioè poteva riprodurre tre voci indipendenti e di sintesi vocale umana. Fatte moltissime versioni del Commodore 64. Io vi volevo presentare la mia versione, quella che io avevo quando ero piccola. Tanto vi racconto un po' la storia, non tanto del computer, ma la mia storia legata a questo computer. Io ho visto per la prima volta questo computer quando avevo circa 6-7 anni. Lo avevano comprato i miei genitori e mi ricordo che ogni volta che volevamo giocare dovevamo comunque montare, il Commodore 64, attaccare tutti i pezzi e collegarlo al televisore di casa. Però il televisore di casa non era certo come un televisore di quelli che abbiamo adesso, quindi col monitor, con lo schermo piatto, ma era un televisore a tubo catodico, cioè questo tipo di televisore. Quello che avete visto nella foto è il televisore che noi utilizzavamo come monitor. Poi tante persone so che avevano costruito proprio un angolo dedicato al Commodore 64, quindi tanti lo lasciavano già montato e già collegato. Noi in cucina avevamo un televisore soltanto e quindi comunque lo montavamo, diciamo, nel momento in cui volevamo utilizzarlo. Il Commodore 64 è un oggetto che comunque mi ricorda tantissimo la mia infanzia, perché anche se io ero una femmina e quindi comunque magari molto meno predisposta a giocare con il computer, però in realtà ne ero molto affascinata e c'erano un sacco di giochini che io facevo. Io adesso non mi ricordo tutti i nomi di questi giochini, però me ne sono rimasti impressi un paio, in particolare che io facevo molto spesso. E mi riferisco a un gioco che si chiamava L'eroe Piero. E l'altro gioco si chiamava Hunchback, credo si pronunci, ora io non so le pronunce, però è un altro giochino comunque di un personaggio che doveva andare a salvare la classica principessa nella torre. La grafica era quella che era, non è certo la grafica che abbiamo adesso, dei giochi che ci sono adesso, però per l'epoca vi assicuro che già quel tipo di grafica era veramente qualcosa di particolare, qualcosa di eccezionale. Io volevo farvi vedere un po' com'era composto, perché questa, diciamo, è la tastiera, quindi questo che vi sto mostrando adesso è il pezzo, diciamo, più grosso, però non, da solo non poteva funzionare. C'era un altro pezzo molto importante, che era questo,
Questo è molto importante perché è l'alimentatore. Senza questo, ovviamente, non poteva essere collegato e non poteva funzionare. Vedete che tipo di alimentatore molto retro e molto particolare per l'epoca. C'era un joystick che era fatto in questo modo, poi ce n'erano anche altri joystick, nel senso altri modelli. Però questo è proprio quello del Commodore 64. Io ve lo avvicino in modo che voi lo vediate. E non so se si vede, c'è scritto proprio Commodore sopra, quindi era proprio il suo joystick e funzionava semplicemente come un joystick. Poi c'era un altro pezzo che era veramente importante e mi riferisco a questo. Questo era importante perché i giochi o comunque i programmi, perché il Commodore 64 non era una console per i giochi, si potevano fare i giochi, ma in realtà era un computer che poteva fare anche altre cose, quindi anche alcune aziende lo avevano perché permetteva appunto di svolgere, aveva delle altre funzioni, insomma, di svolgere degli altri compiti. Chi voleva giocare doveva avere questo perché doveva inserire all'interno una cassetta come questa. Qui erano contenuti tutti i giochi, ma qual è la particolarità? Che nel momento in cui si inseriva la cassetta, si doveva in qualche modo fare sì che questo arrivasse al codice del gioco, perché ogni gioco aveva un codice, bisognava arrivare al codice e poi farlo partire. A volte capitava che non si caricasse, quindi doveva ricominciare tutto da capo ed era veramente una cosa lunghissima. Veramente lunghissima, io credo che oggi una cosa del genere non avrebbe assolutamente successo. Questo, vabbè, io penso che molti di voi abbiano già visto questo oggetto. Comunque, si apriva, si inseriva la cassetta, si chiudeva e si faceva partire, si faceva andare play. Ovviamente c'era il collegamento al monitor in cui venivano delle scritte, si dava il comando di avvio, poi si aspettava che si caricasse il gioco e nel momento in cui il computer ti diceva che il gioco era pronto, si poteva partire e giocare finalmente. C'è un altro pezzo che è legato al Commodore 64 che io non avevo, però diciamo che mi è arrivato lo stesso in casa questo pezzo e si tratta di questo, che è pesantissimo, ragazzi, veramente è una cosa allucinante. Quest'altro pezzo era, diciamo, un'alternativa alla cassetta, o meglio, non tanto un'alternativa, era qualcosa che io sinceramente non ricordo se è venuto prima o se è venuto dopo della cassetta, però era un oggetto che funzionava soltanto se c'erano questi dischi qua. Questi si inserivano all'interno e caricavano il gioco, quindi questa è un'altra, diciamo, un'altra modalità di caricare il gioco. Questo è un oggetto che, come vi dicevo, mi ricorda tantissimo la mia infanzia ed è molto, molto particolare, veramente un oggetto che adesso noi teniamo in casa perché è diventato, secondo me, un oggetto da collezione, un oggetto comunque per collezionisti, perché è una cosa veramente molto, molto particolare. Però quando ho visto che diciamo, il lancio del Commodore 64 è avvenuto proprio nel mese di giugno, avendo io inserito una sezione dedicata alle notizie del passato nel mio canale, ho pensato, no, devo assolutamente fare un video su questa cosa. Quindi ho pensato proprio a questo video particolare dedicato solo al Commodore 64. Io ovviamente non vi posso dare notizie troppo tecniche, non vi posso parlare proprio nello specifico perché non sono cose di mia competenza, io non me ne intendo tanto di queste cose, io vi posso parlare dei miei ricordi, di quello che succedeva quando ero bambina. Io mi ricordo che alla sera ogni tanto chiedevo a mia madre, a mio padre di montarmi il computer e facevo qualcuno di questi giochini. Spesso lo facevamo anche insieme, c'era un gioco in particolare che facevo con mio padre, un gioco in particolare che piaceva molto a mia madre, quindi lo facevo con lei. E quindi in qualche modo c'è un ricordo che è legato all'unione della mia famiglia, alle serate passate con i miei genitori. Quindi io vi posso parlare di questo, ma gli aspetti più tecnici, io non, cioè, vi direi delle cose comunque penso sbagliate, quindi mi astengo. E credo che comunque qui su YouTube notizie tecniche sul Commodore 64 se ne possano sicuramente trovare. Volevo semplicemente così farvi ricordare un pochino i vecchi tempi, condividere con voi quello che è stata una fetta della mia infanzia e come vi dicevo farvi vedere anche proprio dal vivo questo oggetto così antico.
Mi fermo, vi saluto, vi mando un bacio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!